rispetto a Mohan, va poi battuto e staccato prima di un'eventuale volata, perché è un combinatista che ha qualità negli ultimi 200 metri. Per quanto concerne gli altri, Bösel è stato un po' una sorpresa, però Bösel è un ottimo saltatore, l'ha già dimostrato in altre occasioni di saltare in maniera competitiva. Sì, poi io non mi ricordo di averlo mai visto qua nelle primissime posizioni, Bösel, però quando? È un atleta che è in grado di chiudere la prova di salto tra i migliori 10, poi ha delle lacune nello sci di fondo e perderà terreno. Lo stesso discorso vale per Denifol, che ha chiuso in quinta piazza. C'era anche un italiano in gara, l'unico che ha superato il taglio della qualificazione, che Giuseppe Michielli, che ha chiuso 38esimo. Il dato importante è che gli stacchi tutto sommato sono minimi, perché tra primo e 47esimo c'è 1:51, che è relativamente poco. Per quanto vediamo proprio Seidel, poi Clemensen con il numero 2 in primo piano, poi Magnus Mohan subito dietro e di fianco a lui Wolfgang Bösel, quindi Denifel, Fletcher, Janne Runanen, che probabilmente è destinato a perdere fin da subito, perché lui è più un saltatore. Intanto andiamo a vedere se sono partiti i primi due. Magnus Mohan 30 secondi e poi partirà il norvegese, da tenere d'occhio, perché come hai detto te Max, è uno degli atleti che può vincere la gara. Peraltro lui ha iniziato col botto questa stagione di Coppa del Mondo a casa sua, 2-2 a Lillehammer. Adesso vedremo come si difenderà Mario Zeidel, che avrà vita durissima. Wolfgang Bösel, che abbiamo citato in precedenza, è un prodotto della scuola di Berchtesgaden, dove ha lavorato e lavora ancora, per la verità, un tecnico che è stato ingaggiato in autunno dalla Corea. Non è Wolfgang Hartmann, ma il suo assistente. Devo dire che ha tirato su tanti saltatori di discreto livello, tanto per intenderci anche Neumayer, è nato lì agonisticamente. Bösel è un ragazzo che deve migliorare sulla tecnica dello sci di fondo, dove ha delle lacune. Magari non ti arriva neanche zona punti oggi, nonostante la scarsa difficoltà del percorso. Però è chiaro, leitmotiv è seguire la rimonta di Mohan e di Mikko Kosten. Soprattutto direi appunto anche un Mikko Kosten, perché io sugli sci, anche quest'anno sugli sci stretti nelle prime gare, non l'ho ancora visto come far la differenza come riusciva a fare in passato. Intanto qua abbiamo praticamente Clemensen, partivano con pochi secondi, vediamo, dovrebbe saltare via, presumo, Bösel, provare a saltarlo via abbastanza facilmente. Seidel, sto guardando quello con Clemensen, Bösel è più indietro. Scusa, Seidel, Mario Seidel, perdonami. Bisogna vedere quanto gli convenga. Clemensen cercherà di studiare la situazione, sperando di rimanere lì davanti per più chilometri possibili, risparmiando energie e con la speranza di attaccarsi poi al Mohan Coxen, che arriverà. Mohan sta arrivando, l'abbiamo visto in primo piano, poi c'è anche Stecker, no, Denifel, l'ho visto, insomma sono lì, e i due tedeschi che stanno arrivando. Siamo al primo chilometro, primo rilevamento, per il momento Seidel sono partiti di conserva assieme e di conserva stanno procedendo i due, e poi vediamo, dovrebbe arrivare Mohan con, se ha guadagnato qualche cosa, soprattutto sul duo di testa. Un pochino più staccato vedo Denifel a guidare i due tedeschi che gli stanno vicino, con Bösel proprio sulla destra, e poi subito dietro dovrebbe esserci anche Fabian Riesle. Allora, tedeschi sono appunto Fabian Riesle e Wolfgang Bösel. Al momento sta tirando Denifel, quindi il ritmo non è sostenuto. La partenza di Coxen non è stata incisiva quanto quella di Mohan. Ti aspettavi una partenza più veloce di Coxen? Sì, decisamente. Peraltro si trascina dietro un treno infinito di atleti. A Mohan conviene risolvere la partita in anticipo, cioè riportandosi sui primi e staccandoli, perché poi questo serpentone recupererà terreno strada facendo. Il vantaggio di andare in gruppo è sicuramente indiscutibile. Ha sicuramente minuti contatti Mario Zeidel, che probabilmente verrà poi staccato da Clemensen, però qui è successo qualcosa, perché si è allungato. Zeidel è da solo senza Clemensen. Strano, molto strano. Arriva con un grosso se o è caduto. Potrebbe essere, secondo me può essere caduto. Qualche cosa. Qui sì. È Clemensen, ma secondo me è caduto. Sì, potrebbe aver avuto qualche problema Clemensen e quindi perde ulteriore terreno. Adesso proverà a riportarsi su Mario Zeidel, ma nel frattempo Mohan recupererà dietro il trenino di Bösel, Riesle e Denifel ai minuti contati, perché verranno raggiunti da Coxen, Stecker, Slavik e via dicendo. Lì vedremo chi si prenderà carico dell'inseguimento. Rudzek 45 secondi, praticamente sta recuperando anche Johannes, poco però qualcosa sta recuperando.
Sto vedendo poi Edelman, sedicesima posizione. Diciamo che Johannes Rudze, che è stato molto abile nella fase di partenza a riportarsi in scia a Coxden e Stecker, adesso toccherà a lui rimanere con questi atleti. Il punto intanto, di riferimento ce l'ha Max. Sì, intanto Mohan ha già puntato sia Havard Clemensen che Mario Zeidel. Vorrei capire cosa è successo a Clemensen, perché non mi spiego il problema avuto in precedenza quel distacco. No, anche perché qua vediamo si sta riportando sotto, quindi guarda intanto però come sta tirando Magnus Mohn proprio per andare a prendere Havard Clemensen. Mohn che praticamente ha staccato, cosa saranno, una ventina di secondi adesso? Sì, vediamo. Forse Mohn credo che dalla testa sia sotto i 20 secondi, da Clemensen ti direi anche una decina. Dietro continua a tirare De Niffel, però Coxden si è riportato. Eccolo lì Coxden con numero 10, ormai gli è attaccato. Poi qui invece siamo con Bösel, poi gli ha detto Fabian Riesle, arriva anche Marian Jelenko e quindi Christoph Bieler, l'avete visto con il numero 18 a chiudere di fatto il gruppo degli inseguitori. Eh sì, sono veramente tanti atleti, perché sono 13-14 tutti insieme. Chiaramente qualcuno si staccherà, però da lì potrebbe uscire qualche carta da podio. Nel frattempo Mohan ha quasi raggiunto Havard Clemensen. Sì, ma Clemensen ho visto prima sembrava essersi riportato sotto e adesso ancora si è distanziato. Secondo a me 6-7 secondi di distacco. Non forse è qualcosa in più. Non è poco. Bösel con sì. Tedeschi, Cox in attenzione, tenete d'occhio il numero 10 perché forse è quello che va più tenuto più d'occhio, ma di tutti insieme al numero 11 Stecker. C'era Brian Fletcher che stava tirando il gruppo. E sono effettivamente una quindicina di atleti, anche col pettorale 20 si sono accodati, il 20 è Bernhard Gruber, atleta che ha già dimostrato qualche cosa in questa stagione, facendo capire di poter puntare anche lui in qualche modo alla sfera di cristallo. Anche la Misha Pui non sarà lontanissimo, la Misha Pui partiva con il pettorale numero 24 e meno di un minuto da recuperare. Max, non è partito Maxim Laert. Ecco, questa è una notizia. Me lo danno come non partito. Era in wave time, cioè tempo compensato, sì, insieme a Thomas Drummel. Perché ha avuto problemi nel salto, per lui abbastanza inusuali, figlio peraltro di un tecnico di salto, Maxim Laert. E come detto Stecker, Coxlin, li vedete lì davanti a tirarsi dietro poi i due tedeschi, sì, e Brian Fletcher, l'americano. Molto abile Mohan a non farsi raggiungere da Coxen in questo giro. È pericoloso se si fa raggiungere, perché se Coxen raggiunge Mohan diventa veramente un'altra gara. Lo scorso anno è riuscito anche a beffarlo in un paio di occasioni in cui si sono trovati insieme, però in questo caso ha preso ampio margine Mohan, anche se adesso Mario Stecker sta menando, trascinandosi Coxden, poi vedo Brian Fletcher, Fabian Riesle e Johannes Rudzek. Rudzek 28 secondi, sì, dalla Rudzek testa. È il quinto nel gruppetto inseguitore, gli altri potrebbero anche staccarsi e faticare. Adesso anche la Misha Pui sta cercando di attaccarsi a questo trenino, si è attaccato, di fatto c'è un trenino con 25 atleti, il problema per la Misha Pui è quello di essere nelle retrovie. Intanto Mohan ha volato via Clemensen e staccherà anche Zeidel e se ne va. Direi che la vittoria è quasi in ghiaccio per lui, perché effettivamente da dietro non riusciranno a riprenderlo, salvo cedimenti repentini. Però il Mohan visto Mohan non mi sembra, perché se il Mohan che abbiamo visto lì le Amercose, sì, esatto, è un po' dura che vada a schiattare. Stecker intanto deve fare il suo bel da fare per tenersi dietro Mikko Coxinen che sta spingendo, ma soprattutto più che anche altro Riesle non se lo sta tenendo dietro, stanno collaborando per cercare di ritornare sotto. Qui chiaramente ci si aiuta per guadagnare più terreno possibile, non conta chi è primo e chi è terzo, conta tenere il ritmo elevato. E Clemensen verrà ripreso in fretta, Zeidel non riesce a seguire assolutamente. Zeidel è destinato a finire nelle retrovie ovviamente. Intanto andiamo a vedere 3,5 km con Zeidel che ormai è risucchiato da Stecker e da sì, Stecker davvero pimpante e sta facendo la differenza. Coxen fatica a mantenere la scia dell'austriaco, come stanno faticando anche Fabian Riesle, Brian Fletcher, e subito dietro c'è anche Johannes Rudzek, più un giapponese che sta tenendo. Giapponese è Kato, Kato. Kato che è già salito sul podio nella passata stagione e Holmen Kohl nel finale di stagione. E la Misha Pui ha guadagnato tanto terreno in questo primo giro e anche posizioni, può chiudere anche lui tra i migliori 10. Vedremo se riuscirà a riportarsi in tempi celeri quantomeno sulle code di Johannes Rudzek, ma non è semplicissimo. Sto guardando intanto se la situazione per quanto riguardava Giuseppe Michielli
ovviamente dando anche un'occhiata alle retrovie che ci riguardano. Guarda, Michelli ha guadagnato qualcosa in termini di secondi, però è 43esimo, è stato scavalcato da atleti che partivano dietro di lui. Si è concluso il primo giro, siamo nel corso del secondo giro, con qui vediamo Mario Seidel in difficoltà, non poteva tenere più di tanto, mentre qua siamo su Magnus Moll che se ne sta andando via dietro Stecker e Coxlin. Sì, e qualche tedesco, Fabian Riesle, Johannes Rudzek. Abbiamo anche Cato che tiene, Brian Fletcher. Clemensen si è accodato a questi, ma avrà vita dura. Tanto qua vediamo una caduta, stiamo parlando del ha rotto lo sci. Ha rotto uno sci. Ha rotto lo sci, sì. Spaccato in due. Ha rotto lo sci destro e quindi gara conclusa per Runen, che aveva una buona posizione. Si è toccato, non ho capito con che atleta. Comunque, intanto Coxlin si sta riportando in scia a Mario Zeidel. Clemensen in qualche modo resta accodato a Cato e da dietro sta arrivando la Misha Pui, però dovrà spendere per chiudere il gap. Sarà molto dura, comunque vediamo come andrà. Intanto nevica, c'è anche un po' di nevischio, se ne va via Magnus Moen. Vediamo, Magnus Moen aveva 8 secondi e 9, se non sbaglio. Sì, però non considerare Zeidel che il calcolo su Stecker. Lo devo calcolare su Stecker, assolutamente sì. Aveva una ventina di secondi di margine, vediamo quanti ne ha in questo momento. Clemensen 18, Stecker 19, Coxlin 20, poi chi è che c'è? Fletcher. Sì, sono tutti in gruppo. Ruzza che comunque ha recuperato abbastanza bene, mi viene è da uno dire, perché degli atleti più veloci in pista, senza dubbio. Stavo guardando proprio lui, te l'avevo detto all'inizio in apertura di collegamento. Comunque, guarda, Moana ha 17 secondi di margine su questi atleti, che possono darsi una mano per provare a rientrare. Mi pare che stiano collaborando in tanti. Adesso tira Coxlin, prima ha tirato per un tratto di 100 metri Brian Fletcher, Stecker ha fatto il suo. Vediamo se anche i tedeschi danno una mano, anche perché da dietro possono rientrare altri soggetti pericolosi, come la Misha Pui, che è distante 10 secondi dalla testa del gruppo di Coxlin. Che equilibrio! Avevamo ai 3,5 km 43 atleti nel giro di 55 secondi o giù di lì, sono veramente tutti vicinissimi. Sta tenendo bene per il momento Fabian Fletcher. Sì, Brian ma Fletcher. Fletcher è uno degli specialisti, per cui. Ma Fletcher secondo me è più competitivo nel salto che nello sci di fondo, ha già vinto in Coppa del Mondo nella passata stagione, non vale il fratello Taylor sugli sci stretti, però è un combinatista completo e può provare a rimanere lì con i migliori. Solo la Misha Pui mi pare secondo nel suo gruppetto, non ho capito chi stia tirando nel gruppo di la Misha Pui, adesso vado a vedere. Intanto Coxlin, vediamo con quanto vanno a transitare, perché si stanno facendo, credo che Magnus Moen ovviamente abbia tutto l'interesse a tenersi lì ben alla larga, perché fa da lepre. No, sai, farsi arrivare sotto un Coxlin e uno Stecker non è piacevole nella parte finale. Quello che stava tirando nel gruppo di la Misha Pui è Bernard Gruber, che sta dando i cambi col Transalpino. Sta spendendo molto, dimmi. Sì, sta sicuramente spendendo molto. Doveva recuperare non tantissimo sulla testa della gara, 58 secondi, però è chiaro che c'erano tanti atleti nel mezzo. Anche Feist mi sembrava decisamente brillante, con lui Tino Edelman fanno parte del gruppetto di la Misha Pui, però il secondo gruppetto. In ogni caso la Misha Pui nel fondo è migliorato in maniera esponenziale nell'ultimo anno e mezzo e volendo in questo momento competitivo con i migliori 10 del circuito. Intanto vediamo, si è lasciato passare Fletcher. Moen allunga, ecco, Moen ha fatto il vuoto in questo giro, ha guadagnato 7 secondi sugli inseguitori che hanno rallentato, tant'è vero che la Misha Pui si è accodato con questa azione di prepotenza in salita al gruppetto di Coxlin. Quindi Coxlin direi Fletcher, perché in questo momento mi sembra che sia Fletcher che sta tirando il gruppo, non Coxlin. Comunque Moen, giustamente come abbiamo detto prima Max, cioè non ha interesse, deve tenerli a distanza il più possibile, perché se gli arriva sotto alla fine. Credo che Moen problemi non ne abbia, anche perché se c'è davanti Fletcher significa che il ritmo non è elevato. Coxlin sta rischiando, perché con questa strategia ha fatto rientrare tanti atleti. Vedo Bernard Gruber, vedo con il 25 un altro norvegese che dovrebbe essere Jan Schmid, altro soggetto pericoloso. Adesso sono una quindicina di atleti a lottare per il podio e veramente tutto può accadere. 14 minuti di gara,
con Magnus Mohn che praticamente ha preso la testa da quasi subito, viene da dire, dall'inizio della gara, e qui ha aumentato, come hai detto te Max, notevolmente. Probabilmente, ricordiamo, siamo a poco più di metà gara, siamo ai 6 km, ci stiamo avvicinando ai 6 km. Sì, quindi... sai cosa sarebbe interessante? Vedere i tempi di percorrenza sul giro, perché io ho l'impressione che non sia stato Mohn ad allungare, ma sono stati quanto quelli dietro a rialzarsi, con chiaro beneficio per la Misha Puig e per Bernard Gruber, che adesso fanno parte di questo gruppo. E guarda con che prepotenza la Misha Puig cerca di recuperare posizione. Ho visto che Fabian Riss, qui invece siamo sul l'Estone Pio, guarda, tutti lì uno incodato all'altro. Sì, ecco, gli Estoni sono molto migliorati, bisogna dirlo. Tantissimo, direi. Ambedue fratelli Pio sono diventati competitivi, probabilmente ha giovato loro il fatto di potersi allenare con i finlandesi, che invece fanno un po' più fatica. Mohn, certo, se riuscisse a portare a casa il terzo successo in Coppa del Mondo sarebbe davvero notevole. Peraltro Mohn era arrivato vicino alla Coppa del Mondo qualche anno fa. Sì, è stato più volte un piazzato di lusso. Sfortunato, se vogliamo. Nonostante abbia vinto tanto a livello di gare singole di Coppa del Mondo, è considerato un eterno piazzato, e come lui anche Björk Scheisen. Il Pio che hai citato in precedenza è il più giovane dei due, Anne Hendrik, che quest'anno dovrebbe partecipare anche ai mondiali junior. Non è Kyle non si è qualificato, però insomma, ulteriore testimonianza della crescita del movimento estone. Qui sono praticamente in 15, bisogna stare attenti a non perdere il giro, perché sennò poi non si rientra più. La Misha Puig si è messo sulle code di Johannes Rudzek con Jan Schmidt che lo marca uomo. E allora vediamo, sono 23 secondi e 24. Fletcher e Stecker, Coxen 24, quindi sono tutti lì, una ventina di secondi. Intanto Michelli ha proprio mollato in questo giro, al momento a minuto e 15 di distacco, ma è lontano dalla zona punti, è quarantesimo e la zona punti viene via praticamente 20 secondi prima, quindi è fuori dai giochi. Perciò concentriamoci. Beh, direi sulla testa della corsa, perché è Stecker che sta facendo l'andatura, esatto, in questo momento, dietro con Coxen. Bene anche Riste, mi verrebbe da dire. Fabian Riste, però Fabian Riste lo scorso anno, quando Pittin ha dominato le gare di Chenove, è stato uno di quelli che gli è arrivato vicino e in più occasioni, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. Mohn in passerella su questo giro e dietro sarà a battaglia. Vediamo chi sferrerà l'attacco, perché probabilmente la Misha Puig potrebbe avere interesse ad arrivare in volata, magari Coxen potrebbe provare a risolvere se prima. Se non parte prima, infatti era quello che volevo arrivare a dire, se non parte prima Coxen, perché ho l'impressione che secondo me sta meditando di partire. Non lo so, ci sono degli atleti temibili, Stecker è un altro osso durissimo in volata e anche Johannes Rudzek è uno cattivo nei metri finali. Quindi vediamo, al momento Coxen davanti, poi Stecker, Johannes Rudzek, Brian Fletcher, ci sono la Misha Puig e poi un altro tedesco che è Fabian Riesle. Questo è l'ordine degli atleti del gruppo inseguitore che si giocheranno seconda e terza piazza, insomma. Sì, ma non... guarda, sono tutti lì appiccicati. C'è da capire la tattica di Jason La Misha Puig. Ha speso tanto rispetto agli altri. Appunto. Da quel punto di vista è sicuramente penalizzato. È chiaro che il suo status di fondista è di quelli importanti, perché ribadisco, al momento è tra i migliori 10 del circuito e quindi sì, potrebbe provare a reggere fino agli ultimi metri e quindi a giocarsi il podio. Anche perché non dimentichiamo che lì davanti a lui, con lui comunque ce ne sono altri di specialisti del fondo, vedi Stecker, vedi Coxen, vedi altri, insomma. Beh, sai, adesso tu dici Stecker specialista del fondo, mi viene un po' da ridere, perché il primo Stecker era saltatore strepitoso, con delle lacune. Parliamo di quando aveva 17 anni Max, quando ha iniziato. Quanti ne ha adesso? Sono passati tanti anni. Stecker è un classe 77, peraltro con parentele importanti, perché è sposato con la sorella di Benjamin Reich, Karina, che è stata anche lei atleta dello sci alpino. Qui c'è un ritiro, col 5 Willem De Niffel si è ritirato dalla gara. E siamo a 4-3, Runnenen, De Niffel e non è partito Maxime Laherte, sì, a questo punto. Col 27 mi è parso di vedere forse Bro Lacroix, chi è il 27? François Bro. Sì, che era in spinta, però siamo fuori dalle prime 20 posizioni. Mohn continua la sua gara in passerella. Qui la Misha Puig sta soffrendo un po', deve stringere i denti per poi giocarsi le chance nel finale. È il sesto di questo gruppo. Sembra un pochino in difficoltà, un po' più in difficoltà, poi magari anche un'impressione, guarda, rispetto a Fletcher. Però deve passare indenne questa salita, dove Mikko Coxen chiaramente prova a fare il vuoto, ma Stecker resta lì. Johannes Rudzek miglioratissimo sugli sci stretti, è il terzo di questo gruppo. Riesle tiene anche Brian Fletcher, però a fatica, e la Misha Puig rischia di perdere terreno proprio in questo contesto, perché Fletcher gli fa il buco.
gli sta facendo un po' da tappo, fra virgolette, cioè esatto, più che il buco, il tappo lo sta bloccando. No, gli ha fatto proprio il buco, perché sì, guarda, sì, ci sono 10 metri, Bernard Blumer si è staccato addirittura. Infatti stanno allungando lì davanti, se ne stanno andando via il quartetto, dunque si è spaccato a questo punto il sembra essersi spaccato il trenino, bisogna vedere se adesso c'è la Jason Lamisha poi riesce a saltare via in qualche modo. Fletcher dietro Bernard Gruber sta arrivando. Secondo me non ne ha, perché se no l'avrebbe già saltato via. Gruber si è staccato invece. Quindi è in riserva, come si suol dire. Sì, 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 non ce la fa. Gruber nel tratto in salita non è riuscito a tenere le code di Jason Lemichapuy, che adesso salta via Brian Fletcher, però davanti se ne sono andati via. E questa è una bella volata, perché Stecker sinceramente in carriera ne ha perse pochine di volate. Però Cox non è un brutto soggetto. Ma anche Johannes Rudzek e lo stesso Fabian Riesle ha dimostrato in quelle gare di Shonov che abbiamo citato in precedenza di saperci fare. Vedremo se qualcuno cercherà di anticipare i tempi, anche se non c'è terreno per fare il vuoto, perché di fatto c'è un lungo piano fino all'arrivo. Ricordiamo, siamo nell'ultimo giro, Max. Intanto c'è da dire che Magnus Moen va alla caccia del pettorale giallo di leader della generale, e dovrebbe riuscire a prenderlo, a meno che Lemichapuy non chiuda sul podio. Il che mi sembra abbastanza difficile, una ventina di secondi c'è Moen di margine su Cox e Stecker, quindi praticamente è riuscito a gestire la gara nel migliore dei modi, controllando chi arriva da dietro. Sì, quindi vedremo. Arriva la terza vittoria stagionale per Magnus Moen, che sembra atleta tra virgolette rigenerato in tutti i sensi. Io dico mentalmente e anche fisicamente, perché comunque nel salto oggi, ma sai, lui se salta bene sul fondo è sempre stato uno dei migliori, oggi credo che lo stia dimostrando. Bisognerebbe vedere poi alla fine della gara i tempi sul fondo che ha Magnus Moen. Beh, è chiaro. Penso che lui non ha dato tutto, essendo davanti ha cercato di gestire la situazione. Anche attacca Fabian Riesle, che è rimasto coperto per tutta la gara e sembra averne un po' più in difficoltà a Rudzek, mentre Lemichapuy con uno sforzo incredibile si è riportato in scia questo gruppetto. Rudzek ha perso qualche metro rispetto a Mario Stecker, perché adesso guida Coxlin, poi abbiamo Riesle e Stecker con Rudzek che cerca di chiudere il gap e Lemichapuy sulle code. Attenzione, perché siamo oltre gli 8 km, siamo 8 km e mezzo se non mi sbaglio. Ben oltre, siamo oltre, credo l'ultimo chilometro. Alla fine, siamo nell'ultimo chilometro, quindi diciamo che se ne va per il successo Magnus Moen, e ovviamente adesso c'è Coxlin che cerca di staccare il tedesco e sembra riuscire a allungare qualcosina proprio su Fabian Riesle. Max e Stecker dietro, sì, se la vedranno credo Riesle e Stecker per la terza posizione se Coxlin riesce ad andarsene via. Mentre Lemichapuy sta provando a saltare via Johannes Rudzek, Moen chiude e si porta a casa la vittoria numero 21 in carriera. Tra gli atleti in attività è quello che ha vinto di più a pari merito con Lemichapuy, e dietro vediamo cosa succede. Pare che Coxlin abbia quei 5 metri di margine che dovrebbero bastare, poi è battaglia, sì, tra Stecker e Riesle, ma con Riesle davanti. Rimango, vediamo se Riesle ce la fa. Sì. Stecker, comunque grande gara anche di Mario Stecker, insomma, tutto sommato se l'è andata a giocare. Sì, Riesle e poi Stecker. Inizialmente la grafica dava Stecker davanti, ma Riesle terzo. Lemichapuy ha scavalcato Rudzek nel finale. Settimo chi è? Forse Bernard Gruber ancora? Sì. Beh, buona gara anche di Bernard Gruber, insomma, ha recuperato 13 posizioni per Fletcher. Fletcher ottavo a 24 secondi. Poi vediamo, arrivano anche tutto il resto. Grobak, una gara strepitosa sugli sci, come lui, anche Taylor Fletcher al miglior risultato in carriera, e lo stesso Krog. Grobak cosa aveva? Un minuto e mezzo, 1:25 di ritardo. Sì, atleti che partivano con pettorali elevatissimi e hanno recuperato tanto. Obiettivamente, diciamo, Moen sugli sci stretti, Coxlin, Grobak sono probabilmente fra i più forti insieme a Magnus Moen. Sì. Coxlin rimane il più forte secondo me sugli sci stretti in questo momento, forse anche più di Magnus Moen. Ma oggi non l'ha dimostrato sinceramente, perché aveva uno schema di gara favorevole, non è riuscito a riportarsi su Moen nel primo giro. Anche Moen è partito forte perché sapeva che la gara si sarebbe risolta nel primo chilometro e mezzo e lì è stato abile a guadagnare terreno su Coxlin. Miglior tempo sugli sci sinceramente non lo so, probabilmente Jürgen Grobak alla luce del piazzamento. Grobak è arrivato alla fine nono, decimo giù di lì, partendo col 41, ha recuperato più di 30 posizioni, impressionante ti direi. Nono è arrivato, è nono. Decimo Taylor Fletcher. Taylor Fletcher miglior risultato in carriera, anche Krog undicesimo partendo col 40, e Mario Zeidel oltre le aspettative ha chiuso dodicesimo, quindi si è difeso a differenza di Clemensen e anche di Wolfgang Bösel, che sono sprofondati. Giapponese si è un po' perso Watabe, non riesce più quest'anno a essere
incisivo come l'anno scorso. Tanto Michele ha chiuso 35esimo alla fine dietro la Croix. Akito Watabe qui ha bucato chiaramente la prova di salto nel finale della passata stagione, o comunque nella seconda parte in cui è stato dominante, e nel salto era il numero uno e quindi guadagnava tanto non riesci più a fare la differenza praticamente in questo momento. No, la gara di oggi non la prenderei troppo in considerazione perché in precedenza aveva saltato abbastanza bene, comunque è arrivato 14esimo se non erro partendo da lontano. Sì, no, perché